Da Fiesole a Pistoia, passando dalla città di Gonfienti, la storia etrusca di questa ampia area di Toscana rivive per la prima volta in un'unica mostra che aprirà i battenti sabato prossimo al pian terreno di Palazzo Pretorio. Si intitola L'ombra degli Etruschi, simbolo di un popolo fra pianura e collina, e attraverso una trentina di reperti tra cippi, stele e bronzetti disegnerà la presenza dell'antica civiltà nell'area metropolitana, dalle colline fiorentine di Artimino, passando da Peretola, Sesto e Gonfienti. Apre una finestra su quello che doveva essere il mondo in cui nasce questa città, che non nasce nel deserto, ma nasce nell'agro fiesolano, così conosciuto da tanti anni, perché prima c'era soltanto Fiesole, poi si è aggiunta Artimino e adesso Gonfienti. Quindi un territorio, il territorio è protagonista in questa mostra, un territorio che è stato densamente popolato nel VI-V secolo a.C., quindi in età arcaica, territorio che è sempre stato strategico fin dalla preistoria, i mercati dell'Adriatico da un lato, quelli del Tirreno dall'altro. Abbiamo scelto di parlare dei bronzetti trovati tra il 700 e l'800 nella zona compresa tra Gonfienti e Pizzi di Monte. Naturalmente all'epoca non si percepiva, no, la validità di questi oggetti e l'abbiamo percepita in tempi recenti. Poi abbiamo la replica fatta di recente dal PIN di Prato, dall'equipe del professor Niccolucci, la riproduzione dell'offerente di Pizzi di Monte, trovato nel 1735 a Villa Pieri Caponi e dalla fine dell'Ottocento all'interno delle collezioni etrusche del British. Finalmente Prato ha di nuovo il suo bronzetto. Non era mai stata fatta un'esposizione sulla civiltà etrusca a Prato e siccome il Museo di Palazzo Pretorio è un museo civico e quindi della storia della città, ci è sembrato naturale oltre un anno fa iniziare a ideare e progettare questa esposizione.